Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nel campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Se la merita, e come? Molti tra i vivi meritano la morte, e parecchi che sono morti avrebbero meritato la vita. Sei forse tu in grado di dargliela? E allora, non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi giudizi. Sappi che nemmeno i più saggi possono vedere tutte le conseguenze. Ecco ragazzi, abbiamo ascoltato una delle frasi più famose di Gandalf all'interno del libro del Signore degli Anelli. E che cosa ci vuole dire questa frase? Perché ho scelto proprio questa frase? Perché spesso è facile lasciare dei giudizi agli altri, dare dei giudizi agli altri. Qui lo dice espressamente. Non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi giudizi. Ecco, spesso lo facciamo. Facciamo questa cosa brutta. Giudichiamo gli altri. E giudicare gli altri è come ucciderli alle volte. È mettergli un'etichetta e renderli morti. Morti per noi, morti per chi ci sta ascoltando magari. Ecco, quindi la cosa che vorrei lasciarvi, condividere con voi, è proprio questa. Non diamo i giudizi. Non mettiamo un'etichetta addosso agli altri. Non uccidiamoli. Perché? Perché nemmeno i più saggi possono fare questa cosa. Nemmeno Dio mette delle etichette. Dio si lascia sorprendere dalla nostra libertà quando decidiamo di pentirci di una cosa sbagliata e decidiamo di amarlo. Non ci mette un'etichetta. Ormai lui è andato. No. Don Bosco non lo faceva. In ogni ragazzo, anche nel peggiore, c'è un punto accessibile al bene. Quindi non c'ha senso mettere etichette. Non diamo i nostri giudizi in modo negativo. Ok? Buonanotte.